Ma sono le 4:30 del mattino, è ancora buio e dobbiamo alzarci perché tra poco ci aspetta il nostro volo all'aeroporto di Orio al Serio. This land is your land. Appena fatto gasolio, il comandante e il copilota sono pronti al decollo. Ecco, lì ce n'è uno che è pronto al decollo e nel frattempo, guarda, ce n'è un altro qui che sta decollando. È stato subito sotto, c'è uno con i passeggeri in pista, pronti a salire su un aereo che sarà arrivato al massimo 5-10 minuti fa. Solo l'anno scorso hanno viaggiato con Ryanair in Italia 32 milioni di passeggeri. È diventato il primo vettore in Italia. Solo qui ad Orio al Serio sono 200 i piloti della Ryanair, 450 tra hostess e steward. Italiana? Dico, lavorate tutti anche oggi che è 1º maggio? Solo a Natale lavoriamo. No, eh? Lavoriamo tutto l'anno, altrimenti. Più o meno quante ore sono? Oggi per esempio attacca alle 5 e mezza. E io sono alle 4:40 oggi di pomeriggio. Ah, quindi 11 ore. C'è abbastanza, infatti. Quante ore fa oggi? È un lungo giorno. Sì, eh? Fino a che ora? Ma lei è un Già, giornalista? sì. Ok, buona giornata. Tra poco partirà anche il nostro e dobbiamo andare a vedere se ci fanno passare il bagaglio. Ibiza, Valencia, Lisbona, Berlino, Dublino, Porto. Noi però andiamo a Pescara. Provo. Sono al contrario 600. Però diciamo che quasi distruggendola. Potrebbe essere che non ce la fanno passare, vediamo un po'. Non ci hanno fatto pagare il bagaglio in più, siamo pronti per partire. Scusi, lei è un pilota Ryanair? Sì, sono comandante. È giovane per essere un comandante. Quanti anni ha? 24. Ho fatto la scuola quando avevo 18 anni. Ed è molto cara la scuola? No, sono 50.000 euro. Col primo anno di lavoro te la ripaghi. Quanti voli fa oggi? Oggi due, ma in genere 4 al giorno. Qual è il nostro volo? Questo o quello? Ah, questo. Bisogna sbagliarsi, perché sono due qua, stando a piedi. E lì c'è il comandante, guardatelo. Ha aperto il finestrino. Salve. Fila 9 a Posto? destra. No. Ho pieno, Per allacciare la cintura, inserite la parte metallica nella fibbia. Subito dopo il decollo ci danno il catalogo per ordinare. Allora, prendiamo un panino prosciutto e formaggio, se ce l'avete, un succo di frutta e un caffè americano. In tutto sono 11 euro. Ed ecco il nostro succo di frutta viola e il nostro panino imbustato. Ma il prosciutto non lo sta. Lo sono dimenticato, Paolo. Ci compriamo anche un profumo. Meglio. Guarda, questo si chiama come te. Ce l'avete il profumo Paco? Sì, e anche in offerta 20 euro. Le tentazioni sono troppe e ci facciamo prendere la mano dalle offerte. Allora, voglio comprare dei grattefici, quanto entrano? Uno costa 2 euro, ma oggi gliene diamo 14 per 10 euro. Sta buono. Grattiamo e non vinciamo. Riproviamo e riperdiamo. 14 tentativi, ma nulla. Di soli extra abbiamo speso 41 euro, 1 euro in più di quanto abbiamo pagato il biglietto Bergamo-Pescara. Uno dei segreti del successo di Ryanair è aver trasformato il volo in un piccolo supermercato. Ma sono altri i motivi che hanno reso la low cost irlandese la prima compagnia aerea in Italia.
Investiremo 1 miliardo di euro con 10 nuovi Boeing basati in Italia nel 2017, con 44 nuove rotte, e continueremo a tenere aperto lo scalo di Pescara. Nella sua intervista di un anno fa in Italia, il super manager di Ryanair ha citato proprio il piccolo scalo di Pescara. La compagnia irlandese ha usato il suo marchio per creare una vera e propria concorrenza tra piccoli aeroporti che hanno fatto a gara per avere i suoi voli. Trapani, Comiso, Treviso, Alghero, Cuneo, Brindisi, Perugia, aeroporti prima semisconosciuti. Ma questo è il marketing di Ryanair, dice, mi vuoi sull'aeroporto, a prescindere che i voli siano pieni o meno, mi dai il finanziamento, altrimenti vado via. Lui è Emidio Isidoro, dopo essere stato comandante di aerei per anni, è entrato nel CDA di Saga, che gestisce l'aeroporto di Pescara, ma dopo 9 mesi ha portato i documenti in procura. Secondo il suo esposto, ci sarebbero irregolarità nei contratti tra Saga e Ryanair. Se i cittadini che non volano in Abruzzo devono pagare per i cittadini che volano, questo prendendo i soldi dall'IRPEF regionali versati da tutti i cittadini abruzzesi e poi destinati alla Saga che li dà a Ryanair, ma questo mi sembra assurdo. Negli anni ha fatto un calcolo di quanti soldi sono stati dati qui dall'aeroporto di Pescara alla Ryanair? Stiamo parlando di oltre 55-60 milioni di euro, dal 2001 ad oggi. Questi sono i contratti riservati tra aeroporto abruzzese e Ryanair. Per link e banner sul sito della compagnia, l'Abruzzo ha pagato oltre 1 milione di euro l'anno, ma non solo. 7 euro per ogni passeggero, contando sia i turisti in arrivo sia gli abruzzesi in partenza, altri 3 milioni e mezzo di euro ogni anno, solo uno dei tanti finanziamenti che Ryanair riceve dagli scali italiani, accordi spesso riservati, su cui nemmeno l'ENAC ha dati completi da diffondere. Ma c'è un'altra voce che ha permesso alla compagnia irlandese di risparmiare e sbaragliare la concorrenza, i contratti di hostess, steward e piloti. C'è proprio una clausola dove si dice che qualsiasi tipo di attività sindacale o di protesta verrà sanzionata con licenziamento. Questo è scritto. La Ryanair dice: i miei lavoratori sono sull'aereo. L'aereo è irlandese, io sono irlandese e quindi applico le regole e le leggi irlandesi. Chi ha accettato di parlare con noi sotto anonimato è stato per oltre 7 anni pilota Ryanair. Il contratto era direttamente con la Ryanair o con un'altra società? Non è mai stato con Ryanair, è sempre stato con società interinali, inglesi. Nel mio caso è stato Brookfield prima e Storm Aviation dopo. Il nostro pilota ha lasciato perché Ryanair gli avrebbe chiesto di lavorare come imprenditore attraverso una propria SRL. Da libero professionista o direttore di un SRL è tutta responsabilità tua. I contributi te li paghi tu, la parte del dipendente, la parte dell'azienda. In alternativa, al pilota Ryanair è stato proposto di lavorare tramite questo contratto, attraverso la committente Brookfield Aviation, costituita secondo le leggi dell'Inghilterra, assunto però dalla società Blue Wings, costituita secondo le leggi di Malta, ma il contratto è in italiano. Attraverso questa triangolazione le tasse pagate in Italia vengono dimezzate, su un lordo di 130.000 euro l'anno sono meno di 20.000. Dopo che l'Ispettorato del Lavoro di Bergamo ha contestato l'illegittimità dell'assunzione presso Oriol Serio con contratto irlandese, Ryanair un anno fa è stata assolta in tribunale. Intanto le altre compagnie estere che lavorano in Italia assumono i loro dipendenti secondo regole italiane e Ryanair... Si lavora a cottimo, quindi... Non esiste uno stipendio base, non esiste nessun tipo di sicurezza, quindi se tu vuoi lavorare devi fisicamente andare a volare, nel momento in cui voli vieni pagato a ore, nel momento in cui alzi la testa, protesti, hai qualcosa da dire, metti in dubbio la struttura, loro semplicemente non ti danno da volare e tu rimani a casa e gli costi zero. Non avendo uno stipendio base, non avendo delle sicurezze di alcun tipo, è molto più... probabile andare a lavorare quando invece magari si dovrebbe rimanere a casa, magari lavorare malati, insomma noi facciamo anche un lavoro a rischio, noi non dovremmo lavorare in condizioni psicofisiche non adeguate. È l'estate 2012, un volo Ryanair diretto a Madrid, a causa dei forti temporali, viene dirottato su Valencia e lì lancia l'allarme per atterraggio di emergenza. Pochi minuti dopo, alla torre di controllo di Valencia, arriva un altro allarme e poi un altro ancora. Sono tutti e 3 voli Ryanair.
Radar runner 538 Niner, mayday, 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 descending 130, fuel emergency in Bangalore. Se io consumo più carburante vengo ripreso. Esistono delle classifiche di quelli che consumano di più e quelli che consumano di meno. L'unica cosa è che il consumo di carburante è legato alla quantità di carburante anche che uno porta con sé, quindi c'è un po' questa tendenza in runner ad andare sempre via con il minimo legale, che è legale, ma è il minimo. L'amministratore delegato di Ryanair sulla vicenda del carburante ha negato che ci siano stati problemi di sicurezza e ha aggiunto: il 54% di ogni volo Ryanair prende più carburante di quello necessario, gli altri prendono quanto ne hanno bisogno. La nostra politica è che ogni pilota prenda tanto carburante quanto vuole. Ogni pilota ha i propri limiti, dovrebbe. E in questo caso Ryanair invece li standardizza sui limiti, chiaramente, che costano meno. Mi iscrivo alle selezioni per diventare hostess Ryanair. Questo è l'hotel dove si tengono i colloqui a Roma. Nella hall siamo in una quarantina, tutti dai 20 ai 30 anni. Le ragazze sono rigorosamente vestite da hostess, con scarpe col tacco e gonna al ginocchio. I ragazzi tutti in giacca e cravatta. Compiliamo un modulo e veniamo accolti da un anziano signore irlandese. Ok ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Michael. E spiega di essere un responsabile di CrewLink, la società che gestisce le assunzioni per conto di Ryanair. La CrewLink assume 5.000 assistenti di volo per Ryanair, quindi noi vogliamo anche voi. Per entrare a far parte dell'equipaggio Ryanair ci sono delle prove da superare, innanzitutto il test d'inglese. Ecco qui il vostro test scritto d'inglese. Ma non si tratta di un test di lingua qualsiasi. Ognuno di noi aspiranti assistenti di volo deve entrare nella parte e cercare di vendere qualcosa ai passeggeri. E qui l'inglese fluente non basta, bisogna dimostrare di essere degli abili venditori. Se voi scrivete: oggi abbiamo una grande offerta per il pranzo per 5 euro che include un panino, una bevanda e una barretta di cioccolato, grazie, io vi boccio. Se invece scrivete: per iniziare la vostra vacanza alla grande, noi abbiamo una meravigliosa offerta per il vostro pranzo. Per soli 5 euro abbiamo una scelta di bibite: calde, fredde, coca, caffè, tè. Se voi scrivete così, è fantastico, ok? Nel mio caso devo rifilare ai passeggeri, per soli 20 euro, i biglietti per il più grande parco acquatico della Spagna. Compilo il mio annuncio mettendoci più enfasi possibile, consegno e assieme agli altri candidati attendo il verdetto. Ok ragazzi, chiamerò una serie di nomi. Questo è il tuo test. Ce l'ho fatta anch'io. La buona notizia è che avete passato il test d'inglese. Fatevi un applauso. Ma a questo punto c'è una prima sorpresa. Vi stiamo reclutando per il nostro corso di formazione a Bergamo. Il corso durerà 6 settimane. Perché quella che sto sostenendo non è una selezione per essere assunta da Ryanair, ma per essere ammessa a un corso di formazione che inizierà a Bergamo fra pochi giorni e per il quale dovrò sborsare dei soldi. Ma Michael ci spiega che oggi è il nostro giorno fortunato. Normalmente l'iscrizione costa 500 euro, solo per oggi sono 250 euro. Per motivarci ad iscriverci al corso, Michael ci mostra anche un bel video promozionale. Questa è la vita nel nostro centro di addestramento. And we are so excited! Now we're going to get in the plane and save the baby in the small. Ma è a questo punto che Michael sfodera il colpo di scena. Il costo del corso è di 3.249 euro.
Riassumendo, oltre alle 250 euro di iscrizione al corso di formazione, devo sborsare 3.249 euro, il costo vero e proprio del corso, più vitto, alloggio e i trasferimenti per le 6 settimane da trascorrere a Bergamo. Occhio e croce, altre 1.500 euro. In totale fa 5.000 euro. Un bel investimento per chi, essendo alla ricerca di un lavoro, non ha certo soldi da buttare. Ma Ryanair, in cambio, cosa ci offre? È sempre Michael a spiegarcelo. Crewlink ha il piacere di offrirvi un contratto di 3 anni. In sintesi, quello che ci aspetta è un contratto a termine di 3 anni. Non c'è un minimo garantito e gli stipendi vanno dai 900 ai 1.400 euro. I mesi di lavoro garantiti sono 9 in un anno. Ryanair può lasciarti a casa senza stipendio fino ad un massimo di 3 mesi per anno. E ciliegina sulla torta? Nel primo anno di lavoro darete un contributo mensile di 30 euro per la vostra divisa. A questo punto faccio una domanda. Se faccio base in Italia, mi fate un contratto italiano o irlandese? Avrai un contratto irlandese e i tuoi contributi verranno spediti in Italia. Così paghi le tasse in Irlanda, il che è molto conveniente. Sarà pure conveniente, ma alla fine la maggior parte di noi candidati se ne va piuttosto perplessa. Chi invece il contratto con Ryanair deciderà di firmarlo potrebbe trovarsi nella stessa situazione di Alessandra, un ex hostess Ryanair che dopo aver fatto il corso è stata spedita a lavorare in Norvegia. Tu quanto guadagnavi? Sui 1.200. C'era la possibilità per guadagnare di più? Si poteva avere dei bonus dalle vendite che si facevano in volo, ci davano il 10% dell'introito che però veniva diviso in 4 per i membri dell'equipaggio. Voi avevate dei target di vendita? Sì, avevamo dei target che dovevamo riuscire ad eguagliare o superare. Questo è un esempio di lettera inviata da Ryanair che obbliga ogni assistente di volo a vendere ogni giorno almeno un profumo, un pasto e 8 grattevinci. Avevamo anche delle pressioni dal responsabile del personale di volo, magari ti chiamavano anche in Irlanda. Ecco una lettera di richiamo inviata da Ryanair a un assistente di volo che non ha raggiunto gli standard. Hai fallito nel raggiungere il budget stabilito per il tuo volo. Comprovate tecniche di vendita includono che si inizi prontamente il servizio concentrandosi sulle prime 5 file, mantenendo un contatto visivo costante con i passeggeri. È necessario vedere subito un miglioramento delle tue performance di vendita. A Ryanair esistono i sindacati? Non esistono i sindacati. Com'è finita con Ryanair? È finito male, infatti gli ho fatto causa e poi la sentenza tra l'altro mi ha dato ragione. Il giudice norvegese ha deciso di dare ragione a te, perché? Io lavoravo in Norvegia, benché loro dichiarassero che lavorassi in Irlanda. Ma che cosa sarebbe cambiato avere un contratto norvegese? Tutto, non solo la paga base che era praticamente il doppio, non avevo la copertura all'infortunio, non avevo la copertura alla malattia e poi vabbè la maternità. Tu verrai risarcita da Ryanair? Sono già stata risarcita di circa 64.000 euro.